Penso si senta, buongiorno, buongiorno a tutti, saluto le persone collegate e le agenzie collegate, ANSA di Reasca, il resto del Carlino, Corriere Romagna, Repubblica qua presente, le persone che ci stanno seguendo o che ci seguiranno nei prossimi giorni. Qualche brevissima parola di introduzione, sono Emanuele Forlani, sono il direttore della Fondazione Meeting di Rimini. Per me e per noi è davvero un onore essere qui oggi, in questa occasione, con un'occasione speciale, lo vedremo tra pochissimi istanti. Il ringraziamento è d'obbligo innanzitutto per chi ci ospita. Siamo nella sede della Regione Emilia-Romagna e qui di fianco a me, padrone di casa, la Presidente Emma Petiti, che ringraziamo particolarmente per aver accolto, diciamo, questa iniziativa. È da sempre vicina, alle attività del meeting, sia la Regione sia lei personalmente. Quando appunto ci ha autorizzato a poter fare questo momento qua per ospitarci qua, è stato un segnale anche di vicinanza, l'ennesimo segnale di vicinanza appunto della nostra vita meeting all'interno del nostro territorio. Da qui ci espandiamo, da qui diciamo lanciamo un messaggio non solo al territorio dell'Emilia-Romagna, lo vedremo appunto tra pochissimo, ma non rubo altro tempo, se non ricordando l'oggetto di questo nostro appuntamento, che è lanciare l'edizione 2024 del Meeting Music Contest, alla luce anche dei risultati particolarmente entusiasmanti delle scorse edizioni. Io lascio subito la parola al Presidente Petiti, ringraziandolo ancora, insomma, per la sua ospitalità. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Siamo molto orgogliosi e siamo noi che ringraziamo davvero il meeting per questa presenza. Per noi è motivo di orgoglio, dicevo, come Regione Emilia-Romagna, come Assemblea Legislativa, ospitare questa conferenza stampa. Ringrazio Emanuele Forlani per il lavoro nel suo ruolo di direzione del meeting di Rimini, perché il meeting è un riferimento non soltanto per la comunità riminese e regionale, ma per l'intero paese. Nel tempo ha sempre di più fatto emergere l'essenza di un messaggio, di un lavoro di grandissima qualità che tiene al centro le relazioni umane, le relazioni culturali, appunto, facendo emergere anche talenti e lavorando molto anche sulle giovani generazioni. E oggi insieme a noi ci sono Otello Cenci, responsabile spettacoli del meeting di Rimini, Giordano San Giorgi e come ricordava appunto Emanuele Forlani, oggi presentiamo l'edizione, la terza edizione se non erro, del Music Contest che nasce da un connubio tra da una sinergia tra il meeting di Rimini e il May Meeting degli indipendenti di Faenza, Meeting Music Contest, appunto, che è riuscito a far emergere in questi anni tantissimi appunto artisti, artisti di un'età compresa tra i 14 e i 40 anni, poi saranno appunto i nostri ospiti a raccontarci bene l'entità dell'evento e anche e appunto nei numeri e nella qualità del lavoro che è proposto, quanta partecipazione rispetto anche ad artisti, band provenienti da ogni parte d'Italia. Io credo che riuscire ad ospitare un evento del genere, capace appunto di mettere al centro la qualità appunto artistica, voglio fare alcuni nomi, tra i giurati nelle precedenti edizioni c'erano Morgan, Lorenzo Baglioni, Federico Mecosti, Grazia Di Michele, e quindi ancora una volta a far capire la qualità del lavoro presentato. E nuovi talenti e quindi la voglia di puntare, dicevo, sulle giovani generazioni. Io credo che in questi 4 anni, lo ricordiamo spesso col presidente Bonaccini, noi ci siamo insediati il 28 febbraio del 2020, la settimana successiva Rimini è stata appunto dichiarata zona rossa a causa di una pandemia, della pandemia che abbiamo vissuto, e poi i conflitti e poi le crisi economiche sono stati anni molto difficili, dove appunto anche la pandemia stessa ci ha obbligato a vivere con vincoli anche da un punto di vista fisico e relazionale molto forti. Dal 2021 si è deciso di reinvestire
in maniera importante sulla possibilità appunto fisicamente di essere parte invece di processi che in qualche modo mettessero al centro il lavoro delle persone. E noi abbiamo fatto in questi anni la nostra parte, anche in quest'ultima legislatura. Voglio ricordare l'impegno della Regione sui giovani e sull'arte e la cultura legata appunto alle competenze giovanili. Abbiamo investito in quest'ultimo biennio 9 milioni per mettere al centro e sostenere le nuove competenze dello spettacolo dal vivo e della musica. 3 milioni per favorire la produzione, cose che Giordano conosce bene, lavorando appunto in stretta relazione proprio con i talenti del nostro territorio. E 5 milioni per l'educazione musicale e 2 milioni per la qualificazione dell'alfabetizzazione musicale e per tutte le nostre scuole di musica. Questo per dire che in Emilia-Romagna crediamo che dalla musica leggera, soul, classica, sia un territorio ed un terreno fertile proprio per lavorare in questa direzione. Vogliamo definirla per certi versi una terra di musica e quindi crediamo che da questo punto di vista sia fondamentale mettere al centro la cultura, l'arte, la creatività come motore per far crescere una comunità e per, ancora una volta, tenere al centro le persone e le relazioni tra le persone. Questa quindi è l'occasione per parlare di un primo evento importantissimo realizzato dal Meeting. Poi noi sappiamo che il Meeting nelle prossime settimane presenterà il grande evento che raccoglie diverse persone da tutto il mondo e che si realizzerà poi nel mese di agosto e che sarà per noi ancora una volta motivo per essere presenti nella città di Rimini attraverso la nuova edizione. Quindi grazie davvero per questa occasione e passiamo la parola ai nostri ospiti. Grazie ancora alla Presidente, io ovviamente mi aggiungo ai saluti ma anche ai ringraziamenti a Giordano San Giorgi che è già stato presentato dal Presidente, quindi in maniera ancora più autorevole. Mi permetto di salutarlo anch'io e ringraziarlo, perché appunto l'occasione di oggi è anche per sancire uno step ulteriore di una scommessa che è nata soprattutto nel dialogo tra Otello e Giordano qualche anno fa e che oggi ci porta appunto a presentare la prossima edizione. Mi fermo qui, do la parola a Otello Cenci, che è responsabile non solo di questa iniziativa, ma di tutti gli spettacoli appunto del Meeting. Grazie Emanuele. Nasciamo insieme alla Regione 4 anni fa, nel senso che la preoccupazione per il periodo di pandemia che ha visto tutti noi e tanti giovani rimanere chiusi in casa ha mosso me e Eugenio in questa idea, nel lanciare questo contest, nell'offrire l'opportunità ai tanti artisti giovani di un confronto e di un momento di incontro. Quindi 4 anni fa abbiamo proposto la prima edizione del Meeting Music Contest, organizzato appunto dal Meeting di Rimini e dal MEI di Faenza. Il riscontro è stato più che positivo perché oltre 150 giovani si sono iscritti al contest che propone di confrontarsi con il titolo dell'edizione del Meeting. Titolo che del Meeting che la prossima edizione riporterà come titolo appunto "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?". Questa è la proposta fatta a tanti giovani di confrontarsi con il titolo e presentare un brano inedito. 150 iscritti la prima edizione, altrettanti la seconda, viaggiamo sempre in questo ordine di grandezza, ma la cosa eccezionale è appunto che la partecipazione viene da tutta Italia e c'è una partecipazione assolutamente equa, no? Tema di genere, diciamo così. E l'altra cosa interessante è che il contest pone come premio per il vincitore l'opportunità di lavorare con dei professionisti, con dei maestri, per la pubblicazione poi di questi inediti su cui gli artisti stanno lavorando e lavorano, accompagnati da un ufficio stampa, accompagnato da aziende, agenzie, professionisti che permettono di trasformare quella che è una passione in molti casi
auspicabilmente in una professione. Questo è l'intento del contest, che da questo momento è aperto, quindi si possono trovare tutte le informazioni sul sito del meeting di Rimini. Presidente di giuria di quest'anno, dopo Morgan lo scorso anno, sarà Filippo Graziani quest'anno, che sarà presente il giorno del meeting della finale e avrà un momento di lavoro, offrirà un momento di lavoro a tutti i partecipanti, ma anche a tutti i giovani presenti al meeting di Rimini, di confronto sulla musica e sul fare musica oggi, perché in questi 4 anni effettivamente è cambiato l'universo, il mondo intero per quanto riguarda la musica. Eravamo 4 anni fa, ma ne sembrano passati 40 per quanto riguarda il genere musicale, ma anche la possibilità di crescita, sviluppo e di processo in ambito musicale per arrivare alla ribalta, diciamo così, e allo sviluppo di contenuti. La vincitrice della scorsa edizione è stata La Noce, che è qui con noi, quindi io lascerei la parola e l'opportunità di farci ascoltare il brano vincitore della scorsa edizione direttamente eseguito qui da lei. Grazie. Allora, buongiorno a tutte e tutti, grazie per questa ospitalità e sono veramente contenta di essere qui con voi e di avere questo titolo di vincitrice della terza edizione del Midi Music Contest. È stato per me davvero un onore partecipare a questo contest e ricevere il premio direttamente da una delle figure più importanti della musica italiana, cioè Morgan. E grazie a questo premio ho avuto la possibilità sicuramente di andare avanti con il mio progetto artistico e quindi, diciamo, sono grata di questo titolo ancora di più perché mi sono ancora più adace nel mio percorso artistico. Oltretutto, grazie al premio del Midi Music Contest, ho avuto la possibilità di suonare al MEI di Faenza e quindi di conoscere artisti internazionali del calibro di Dolce Nera, Elisa, gli After Hours, in O'Brien. Quindi per me è stato un upgrade anche per avvicinarmi a quello che è il mondo di cui voglio far parte, facendo e portando avanti la mia musica e il mio progetto. Vi faccio ascoltare il mio brano che si chiama Libera ed è il brano che mi ha portato fortuna al Midi Music Contest, nel quale praticamente l'anno scorso il tema era l'amicizia. E questo brano, diciamo, è nato sotto la stella dell'amicizia e l'amicizia con alcune persone che mi hanno portato proprio su questo percorso artistico, come per esempio il mio producer Matteo Gabbianelli, che ringrazio, ma anche alcune persone, alcune amicizie che mi hanno incentivato e mi hanno sempre sostenuto nel portare avanti la mia creatività e nell'espormi. Avrei dovuto essere quella laureata bella, avrei distrutto il patriarcato, io mi vedevo alta carica di stato, ma è stata una svista, l'ultima della lista, io non so niente, ma mi sento stranamente libera, libera. Che si fotta. Cambiare scarpe e direzione, mi sento già di buon umore, ma quante stupide minchiate avevo in testa nelle mie giornate. Vita un sopralluogo, dura troppo poco, mangio la minestra e mi sento stranamente libera, libera.
vivere è semplice. Libera, 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 libera. Grazie di cuore. Voilà. Per farti un lancio, perché La Noce è in questo periodo in teatro con uno spettacolo musicale teatrale dal titolo Libera, insieme esatto. A Cecilia Lavatore, che è una scrittrice ed editorialista per Il Messaggero. E diciamo che è proprio, ecco, sul tema degli incontri, no? Il meeting di Rimini è famoso per questa cosa, cioè del portare avanti le pubbliche relazioni, incontrarsi e magari da questa sinergia far nascere qualcosa di creativo, di bello, di produttivo. E ecco, io ho avuto il privilegio di incontrare questa ragazza per caso su un palco nei miei tanti giri, e lei da subito ha capito che tra noi poteva succedere qualcosa di bello. Lei ci ha messo i versi, io ci ho messo la musica e abbiamo portato in scena questo spettacolo dove parliamo di donne. Sono 8 storie di 8 donne, 8 racconti che ha scritto lei, appunto, in un libro che potete trovare anche in libreria, che si chiama Mia sorella è figlia unica. E a questo abbiamo abbinato delle canzoni originali. La cosa bella e speciale è che noi in realtà non abbiamo, diciamo, lavorato ad hoc per creare questo spettacolo, ma abbiamo messo insieme cose che già erano esistenti, perché evidentemente c'è un bisogno di incontrarsi su alcune tematiche come questa e di cercare di capire che, ecco, bisogna afferrarsi con tutta la forza a chi ha il coraggio di disobbedire in un certo senso a quelle che sono le nostre barriere, no? In un certo senso che limitano la nostra libertà. Ecco perché il titolo Libera. Noi parliamo di donne perché adesso c'è esigenza di questa tematica, ma in realtà lo spettacolo è rivolto a tutti, perché questa cosa riguarda tutti, e anche il mio obiettivo personale artisticamente è quello di portare la mia autenticità, e quindi anche, diciamo, volendo, svincolata da un discorso stilistico predominante, e di spronare le persone che ascoltano a coltivarla, a curarla, a prendersi cura della propria autenticità e a non screditarla mai, perché ogni persona, ogni identità è importante per crescere. E allora invitiamo tutti a seguirti e a vedere dove saranno le prossime date in teatro. Grazie mille, La Noce, grazie. E il meeting è famoso per questo, 45 edizioni di incontri, e dagli incontri nascono tante idee, tante opportunità, tanti sviluppi, tante belle cose. È da un incontro che è nato il Meeting Music Contest, è un incontro con Giordano in un bar di Faenza, prendendo un caffè, non mi ricordo se violando o meno il vincolo, però eravamo a distanza, eravamo sicuramente a distanza, e nasce l'idea di questo contest. Giordano. Cosa aggiungere? Intanto la forza della Noce, avete sentito, non ha bisogno di orpelli, di tutte quelle architetture elettroniche che oggi si costruiscono intorno a una canzone, proprio perché la canzone è fragile, debole, banale, fatta sempre sugli stessi app che fanno musica di base col computer, e quindi ha bisogno di essere arrangiata. Questa è una canzone che arriva dritta al cuore, senza bisogno di niente, potrebbe già far la prima serata di Sanremo. Purtroppo Amadeus è andato via, non posso segnalarti al momento, però diciamo complimenti anche a Matteo che ti segue, che insomma, è un bravissimo produttore. Ma diciamo che proprio ascoltando questa canzone si evidenziano un paio di temi che noi portiamo avanti da tempo e che sono urgentissimi nella cultura musicale del nostro paese, nella cultura in genere, e che il Meeting Music Contest, che sta avendo sempre più un rilievo nazionale,
dico con una battuta, ci sono già stati due iscritti, non era ancora uscito il bando, e Otello mi ha detto queste sì che sono soddisfazioni quando gliel'ho detto, però per dire come ci sia attenzione, già ci si iscriva quando ancora il bando non è uscito, ed è il fatto che ci troviamo di fronte a un settore musicale che ormai è diviso in due parti. Uno si occupa di intrattenimento, un po' da villaggio turistico, e attraverso gli algoritmi delle piattaforme digitali propone due o tre generi, che sono il rap, la trap, il pop, l'urban e pochissimo altro, il rock dei Maneskin, perché non ne può fare a meno, essendo un gruppo internazionale, ma per il resto non c'è praticamente altro. Abolisce le canzoni lunghe, abolisce le rock band, abolisce le canzoni come queste. Se Spotify sente una canzone così, l'algoritmo la emargina immediatamente perché è lunga, magari pone con anche delle riflessioni addirittura, usa e getta. Quindi diciamo che ci troviamo di fronte alla narrazione, un racconto di musica, di consumo, usa e getta, che sta in qualche modo facendo la cultura delle nuove generazioni, che emargina l'80% delle produzioni che escono in Italia. Io dico 80, ma forse anche più, che sono invece produzioni come queste, che cercano il rinnovamento della canzone d'autore, il rinnovamento del rock, del jazz, del blues, del folk. C'è una grandissima rinascita del folk, ne abbiamo un esempio straordinario in Romagna, quando, ed è l'esperienza del MEI, sempre in chiave alternativa al mainstream commerciale dei multinazionali, ha rilanciato e fatto riscoprire il liscio della grande tradizione alle giovani generazioni. Sono un centinaio di giovani oggi che suonano il liscio, che qualche anno fa non ci avrebbero neanche pensato, ma trovano lì un'oasi di libertà. Il MIDI Music Hotel è questo. Queste sono le realtà che permettono di fare un percorso diverso, che permettono di far conoscere al pubblico che ci sono altri generi, altre musiche, almeno 7-8 dir poco, che ci sono artisti come Filippo Graziani che recupera la grande tradizione del rock italiano pionieristico del padre, riporta all'attenzione del grande pubblico la grande musica d'autore rock e che dà spazio a coloro che hanno delle cose da raccontare, che escono un po' dal proprio ombelico, che magari contestualizzano ciò che accade nel mondo, che un tempo poteva essere naturale, oggi invece diventa totalmente in controtendenza. Basta leggere i testi delle prime canzoni in classifica, escludendo ovviamente quelli che sono in galera, perché noi ci troviamo di fronte a una classifica major in Italia, dove i primi nella top ten, due o tre artisti, Shiva, Baby Gang, Simba La Rue, eccetera, sono in galera. Sintomo, direi, abbastanza preoccupante questo. Come modello, tra l'altro, per le nuove generazioni. Sono in galera non perché hanno fatto delle rivolte popolari, tra l'altro, al limite si potrebbe anche, ma per altri motivi ben più, diciamo, tristi. E quindi quest'altro tipo di musica, che un tempo veniva sostenuta da un mercato del supporto fisico, oggi ha bisogno degli enti, ha bisogno dei governi, ha bisogno di piani europei che contrastino le multinazionali, purtroppo lo stanno facendo in ritardo, ha bisogno di contest come questo. Il MIDI Music Contest quindi svolge oggi ancora di più di 20 anni fa, dove le possibilità erano molte di più col supporto fisico, perché oggi Spotify e Believe non ti pagano un euro se tu esci con un singolo tuo digitale. 20 anni fa i Modena City Ramblers sconosciuti facevano una cassettina e ne vendevano 10.000 copie, 10 euro, e riuscivano a recuperare da soli, autoproducendosi, quanto spendevano, anche di più. Oggi, se va bene, con 10.000 visualizzazioni di Spotify, probabilmente non ti paga neanche, perché ha detto, ti paga perché non paga sotto i 1.000 stream. 10.000 euro ti porti a casa 30 euro, più o meno, questa è la cifra di Spotify, 60 con YouTube. Quindi devono essere gli enti, come si fa col teatro, il cinema, a sostenere il patrimonio culturale, che è la stragrande maggioranza, che tra l'altro esercitano i giovani, perché la narrazione dei giovani che fanno trap, ascoltano trap, è un altro falso storico. Io sono andato a parecchie finali di contest a Firenze, a Milano, in Veneto, alcuni a Roma anche recentemente, e su 10 finalisti, la metà sono rock band. Altri sono cantautori e cantautrici. Il rapper, il trapper ce n'è uno.
Quindi cosa ascolta realmente i giovani? Cosa vogliono fare realmente i giovani? Ad esempio vorrebbero fare le rock band, ma dato che è antieconomico per le multinazionali, perché gestire 5 persone invece di una, portarle in studio, magari litigano, eccetera, la massimizzazione del profitto è gestire dei singoli, a parte che va nell'onda dell'individualismo in cui questa società in modo accelerato ci ha portato, e quindi risponde anche a dei canoni, diciamo così, filosofici, non solo di mercato, ma e ovviamente il boom che c'è stato dopo Maneskin, tutti i giovani che sono andati a comprare chitarre elettriche e bassi, che non accadeva da anni, è stato stoppato dal mercato delle major, che, cito una cosa di cui si è narrato, anche se non ci sono testimonianze, hanno telefonato immediatamente ad Amadeus, dopo Sanremo, hanno detto basta rock band, perché quelle ci costano, non le vogliamo più, tant'è che non sono state più chiamate se non il recupero dei The Colors, che hanno un'altra storia. Quindi questa è l'importanza proprio fondamentale di contest, di questi contest. L'altro, l'ha già detto Otello, è quello proprio di superare senza dichiararlo, e questa è la bellezza, il gender gap che c'è nel settore musicale. Questo accade, noi dal 2011 come me ci occupiamo di questo tema, perché ci siamo accorti per tempo, in un'epoca pionieristica, che avevamo al MEI una presenza al 50% femminile e 50% maschile, ma normale. Cioè non è che facevamo dei bandi con le quote rosa, gialle, verdi, eccetera. Poi quando andavamo a vedere le classifiche, ci accorgevamo che in 10 anni, dopo Carmen Consoli, in classifica era solo arrivata a Levante, o poche altre. Diciamo, ma com'è possibile con una qualità così importante che c'è? E ovviamente questo è un tema che apparentemente può apparire banale, ma che in realtà modifica la proposta culturale di un paese, la arricchisce di più dal punto di vista musicale, perché tra l'altro nella base, come attraverso le rock band, c'è il lavoro di squadre e di gruppo che viene punito dalle major, non a caso, perché vogliono che ognuno stia a casa sua, così poi lo manovri meglio, quindi anche il meeting fatelo online, ognuno a casa sua. E dall'altro c'è proprio il tema di fare in modo che resti una sorta di presenza, mi viene da dire, più maschilista, stranamente, perché poi non ci sarebbe motivo di questo, ma la bellezza che viene proposta dalle cantautrici, dalle leader del rock, a un certo punto trova un imbuto e non esce fuori, stranamente, pur avendone tutte le qualità. E quindi anche questo è un tema che tanto il Midi Music Contest ha risolto molto bene, perché le partecipazioni sono veramente equanimi. Quindi, che dire, ce ne dovrebbero essere tantissimi altri. Ce ne dovrebbero essere tantissimi altri che incontrano anche la regione, perché l'altro elemento essenziale è il ruolo dell'istituzione. La regione Emilia-Romagna è una delle regioni guida in Italia per il sostegno alla musica, non enumero tutte le leggi che la sostengono, non enumero quanti fondi sono stati dati, diciamo che è un esempio virtuoso che andrebbe raccolto da tutte le regioni, e dovrebbe essere raccolto anche, come dire, dalle grandi città metropolitane, dai grandi comuni. Un investimento in questa chiave significa investire nel futuro, anche qui l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati che arrivano, tra l'altro mantenendo la storia dei grandi artisti che abbiamo nel nostro territorio, quelli nuovi che si ricambiano, e il boom dopo gli investimenti che ci sono stati sul liscio, che apparentemente potevano apparire una cosa stravagante, in realtà hanno pagato e hanno fatto tornare la centralità della nostra regione. E tra l'altro ringrazio su questo anche il meeting dell'amicizia fra i popoli, il meeting di Rimini, perché poi la sera dopo avremo ospiti proprio Santa Valera, che nascono da questa esperienza e quindi che ha raccolto anche questo tipo di proposta che stiamo portando avanti con un successo. Quindi credo che il meeting potrà avere un futuro grosso e poter diventare uno dei contest più importanti del nostro paese come riferimento per i giovani artisti emergenti. Grazie. Grazie. Allora, in questo panorama complicato, se non tragico, che ci hai dipinto, sicuramente il meeting si pone come occasione di rivincita, di proposta in un mondo dove l'individualismo sicuramente sta vincendo. Ecco, in questa forma privata di esibizione che
i social spingono i giovani, il Meeting Music Contest vuole essere un'opportunità di incontro, così come nell'identità del Meeting di Rimini. Abbiamo detto che cos'è questo contest, da ora in poi è possibile iscriversi, anche se abbiamo già 2 iscritti quest'anno. I premi abbiamo detto che sono la possibilità di editare un proprio brano, di essere accompagnati da professionisti. La finale sarà il 24 di agosto al Meeting di Rimini in fiera, in un palco sulle piscine. Abbiamo detto che la socialità è il primo, e l'incontro, la possibilità di incontrarsi è un valore. Quest'anno si aggiunge come partner Radio Bruno, che seguirà il progetto con noi e metterà in giuria anche suoi esperti musicali, che ci aiuteranno sia a promuovere, a far parlare della musica dei vincitori e anche a decretare il vincitore della prossima edizione. Penso di aver detto quasi tutto, ricedo la parola al direttore Emanuele Forlani. Sì, che chiude semplicemente rinnovando il ringraziamento alla Regione, appunto, per l'ospitalità di oggi, ai partecipanti, e non ci resta in qualche modo che richiamare ad una partecipazione numerosa al contest, ad una presenza fisica assieme anche agli amici e alle famiglie e non sul proprio divano a Rimini in fiera dal 20 al 25 di agosto. Quest'anno abbiamo scelto un titolo dell'edizione, è la 45esima edizione del Meeting, quindi anche un numero imponente, una frase tratta dal penultimo libro di McCarthy, che è Il passeggero, ed è una, più che una frase, una domanda, una provocazione: se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? Ecco, non ho certo intenzione di declinarla ora, ma quello che abbiamo sentito, un po' la proposta anche del contest, va esattamente in questa direzione di ricerca dell'essenziale. Quindi grazie ancora al Presidente Petiti, e arrivederci, a presto al Meeting e al Music Contest. E visto che con noi la noce, chiudiamo in bellezza con un suo brano, e visto il panorama che ci ha descritto Giordano, Nuvola Nera, il titolo del brano che spaziamo via con questo contest. Nuvole nere dentro ai tuoi occhi che non so guardare, brucia la neve nella tua bocca vuota di parole, alzati e guarda l'orizzonte, il sole si nasconde, sei come il mare senza sponde, affondi, poi distruggi. Piano te, esisti solo tu, è come se così che tu, è chiaro che niente mi importa più, è come se non ci fossi che tu, nuvole nere sopra la testa che vorresti urlare, arresti immobile, ti senti solamente soffocare, alzati e guarda l'orizzonte, il sole si nasconde, dentro la rabbia delle onde affonti, poi mi sfuggi, chiaro che esisti solo tu. Così che tu, grazie mille, grazie di cuore.